Di nuovo. Ehi là. Vai via, stupido mago del fuoco. Che poi, in realtà, diciamo, la sua animazione non è niente più niente meno che la solita zombie che mena forte e veloce. Però che cosa hanno fatto? Hanno messo l'effetto del fuoco sulla manina, e ogni volta che muove la mano nella nostra direzione, oltre appunto a muovere e di conseguenza fare il danno fisico della manata, lancia anche la palla di fuoco elettrica. Nuovo livello di air raid. Siamo al quarto livello e abbiamo sbloccato un'ascia vichinga. Quanto siamo di soldi? 1700, non male. Dobbiamo sempre vedere anche in alto se c'è qualcosa, che appunto non si sa mai che non si nasconda anche solo una stanza, per dire. Sai cosa dovrei fare magari per uccidere certi nemici subito? Dovrei corrigli addosso, saltare e poi infilzarli. Aha. Oh no. Di nuovo quello grosso, vero? Dai belli, venite che vi attendo. Ecco qua. Bastardo? Ma quanto resistente? Capito? Scheletro stregone, però. Guarda, lo sapevo. Era talmente ovvia la cosa. Che davvero l'ho data per scontatissimo. Ma da dove sei apparso tu? Ma vai via, cretina urlante di fuoco, denominata anche Karen. Sapete che esiste la controparte dei Karen maschile? Si chiama Kevin, se non ricordo male. Ancora, basta! Ma che palle! Donna mia, quanti siete! Oh, uno scudo. Il folgoratore. Aha. Ok, allora, gli scudi non li ho praticamente mai usati durante tutta la run. Chissà che magari qui possa essere utile. Ne dubito, però. Mai mettere in dubbio. Ecco, fatto. E il primo sigillo è andato. Il secondo è qua sotto e la porta è qui. Ho così tante fiaschette elettriche e di acido che veramente... Se c'è un boss in questa zona, gli lancio addosso solo le fiaschette e lo uccido con quello. No, 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 e dai. Vai, 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 vai. Vaffanculo. Volevo... Allora, calmi un attimo. Facile accerchiare qualcuno. Ecco qua. Cretini del cazzo. E non si vede una sega, come al solito. Vabbè, risolviamola così allora. Allora, sapevo benissimo che mi sarei colpito, ma almeno col fuocherello uno li uccidiamo un po' in automatico e due facciamo un po' di luce. Vai, sbrigati. Ecco qua, a posto. Ah, beh certo, appaiono adesso i nemici. Dai belli. No, comunque la mazza veramente, se colpisci alla testa è praticamente one shot. Ho visto, eccola qua, segarti. Che suona malissimo però. Magari l'ascia è buona. Dovremmo provarla. È un po' meno veloce della mazza, però è un po' più forte. Vabbè, la mazza compensa con la velocità. Come sempre dobbiamo vedere in alto se c'è qualcosa che non si sa mai. E poi questo buio, se non fosse per la minimappa, tutti sti cadaveri col cavolo che li vedi. Più che altro sto dipinto non è mai di un'ambientazione simile. Siamo arrivati? No, ci manca ancora un pezzo, mi sa. Esatto, zona con le ceste, un'altra segarti però inutile. Ed è l'ultimo piano, per fortuna. Io mi curo prima di entrare. Magari mi faccio anche già un giro di pozioni. Vai, 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 vai. A posto.
Posiziona la pietra. Vabbè, facciamo così. Ecco qua. Più che altro sto sprecando le tre pozioni. Allora, facciamo così. Rimettiamole, che tanto adesso qualcuno appare. Non so come sia morto quello, però. Ecco qua. Ecco, già fatto. Già finita la pozione. La pozione della potenza, molto buona. Altre. Vieni qui. Un po' meno. Ottimo. Andato. E via. Corri, corri, corri. Uno è andato. Due andati. E adesso ne appaiono altri. Quindi potenza, velocità. Ah, l'ho finito una delle pozioni, cavolo. E allora via. Ecco fatto. Sconfiggi le guardie. Arriva altra gente. Là. Bastardo, mi è scoppiato in faccia perché mi è corso in faccia. Cretino di merda. Allora, aspetta. Prima i maghi. Così ci siamo già tolti un grosso del problema. Non riesco ad usarla. Aspetta, devo mettere un po' di distanza fra di noi. Dai, bello. Niente, non riesco mai ad utilizzarla senza che mi esploda in faccia. Vabbè, sono rimasti praticamente solo loro, quindi. Sai cosa? Dicevo prima che avevo un sacco di queste di acido e scioccanti. Usiamole. Te, muorici. Poi magari... In realtà resiste agli status, Beccati sti coltelli, cretino. Kaboom. Aia. Vabbè, almeno uno dei due scheletri è andato. Oh, è morto anche lui? Oh, finalmente. Mi sa che però non è finita. Esatto. Fuck. Ah, quanto dura ancora? Dai. Merda, sono incastrato. Cretina di merda, muori. Madonna mia, quanta gente. Ecco qua. Dai. Allora, il vero problema sono i maghi. Soprattutto la cretina qui che corre. Dai, bello.
prima o poi morirai, per via del veleno. Aia. Oh, e finalmente è andato. Sicuro adesso arriva qualcun altro. E infatti, maledizione. Dobbiamo liberarci di nuovo subito dai maghi. Brava che sei venuta tu da me. Bevi. Aspetta. No, non posso ripararla. Aia. Vieni qui. Madonna mia. Che nervoso, io non vedo l'ora di smettere di giocare ai giochi di zombie davvero. Per quanto mi stia piacendo e tutto il resto, io non li sopporto più. Urlano, si muovono, fanno cose. Cazzo, quanto mi state sulle palle. Ecco qua. Qual è la prossima? Minotauro. Aha. Eh beh, sapevamo tutti che sarebbe arrivato qualcuno di grosso. Ulla madonna. Merda, allora. No, e dai, fai cazzo di attacchi ad aria. Muori. Dobbiamo uccidere già subito gli stronzi a distanza. Il Minotauro, lasciamolo un secondino da parte. No, non posso più lasciarlo da parte. Ecco fatto. Dunque, in teoria, siamo a posto. No, e dai, l'avevo schivato. A posto, a sposto, ce la possiamo fare. Ma vai via. No, stanno riapparendo. Dobbiamo fare in fretta, devo andare a una festa. No, porca di quella puttana, l'attacco ad aria. Allora, aspetta. Sai che forse... No, non penso. Aspetta un attimo, fammi vedere. È una scelta un po' da codardi. Però fammi vedere se posso ucciderlo così. In teoria non mi dice di no. Non mi può lanciare nulla. Sì, lo so, è un po' da codardi fare così, però lo stronzo fa un sacco di male. Oh, posso salire anche qua. Quanto ti frego adesso, bastardo. Non hai più i maghi a supportarti ora. Chi è che mi lancia? Ale. Il Surt. Ah, ma c'era un mago allora. Mamma mia, finalmente. Good. Back to hell. And now find me. Fottiti. Perché non hanno messo un tasto per prendere tutti gli oggetti da terra? Cioè, guarda quanta cacchio di roba devo raccogliere. Come faccio? Vabbè che sono monetine, pochissimo. 2, 3, 11, to. Però fanculo. Avrò ucciso un centinaio di persone qui. Saranno almeno 200-500 monete. Ho ucciso anche quelli grandi. Sono 89 monete l'uno. 92. Però finalmente possiamo avanzare verso
La stanza del tesoro. Ale, eccola. Sempre al buio, io non vedo niente. Cos'è questo? Il Fen d'Inferno. E il portale è blu, che bello. 251 monete. Deh, buttale via tutte ste monete, insomma. E via, andiamo dal nostro amico che ci parlava da lontano.